Ciao a tutti, prepariamo oggi un sugo alla puttanesca a modo mio. Iniziamo subito. La preparazione è molto veloce, tant'è vero che ho già messo l'acqua della pasta e fra poco calerò anche la pasta. Oggi per cambiare, spaghettini. Iniziamo tagliando finemente uno spicchio d'aglio. Tagliato l'aglio, tagliamo finemente anche un po' di prezzemolo fresco. Aggiungiamo un po' di peperoncino. Mettiamo una decina di capperi, se volete potete anche tagliuzzarli un po', o se no dopo li sciogliamo nell'olio. E adesso andiamo a prendere 2-3 acciughe sott'olio. Volendo anche queste le possiamo sminuzzare direttamente sul tagliere. Ecco qua. Aglio, peperoncino, prezzemolo, capperi e acciughe. Olio extravergine di oliva in padella, fiamma media, aggiungiamo tutto ciò che abbiamo tagliuzzato e facciamolo sovare per un paio di minuti. Non si è neanche riscaldato l'olio, che già c'è un profumo indescrivibile. Abbassiamo un po' la fiamma e andiamoci a tagliare a rondelle, così molto grossolanamente, delle olive. Potete mettere delle olive nere, delle olive di Gaeta. Io ho preso queste olive già condite, snocciolate. Le assaggiamo, vediamo come viene. Tagliate le olive, le andiamo a mettere in padella e lasciamo cuocere a fiamma bassa per altri 2 minuti. Noto che l'acqua già bolle, quindi mettiamo i nostri spaghettini, aggiungiamo non tantissimo, un pizzico di sale nell'acqua e a questo punto cominciamo a mettere i nostri pomodorini. Oggi per comodità uso dei pomodorini in scatola. Questi dovrebbero bastare, con l'aiuto di un cucchiaio di legno li schiaccio un po'. Un minuto prima della fine della cottura della pasta, con l'aiuto di una pinza, senza scolare la pasta, la trasferiamo in padella e la facciamo cuocere e insaporire direttamente insieme al condimento. A fiamma bassa cominciamo a mescolare il tutto e, se è il caso, possiamo aggiungere un mezzo mestolino di acqua di cottura. La pasta è cotta, si è insaporita per bene, ho spento la fiamma. Ora devo soltanto impiattare. Ho appena impiattato, aggiungo un goccio di olio extravergine di oliva crudo e assaggio con voi. Ragazzi, davvero deliziosa. Attenzione al sale, olive, acciughe, capperi, hanno il giusto sapore, quindi regolatevi bene. Mi raccomando, se provate a fare questa ricetta, fatemelo sapere tramite i commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!